ragazzi, benvenuti in questo fantastico nuovo video. Oggi vediamo assieme come realizzare un sapone monouso scrub per il viso delicatissimo fatto con la polenta, quindi la farina di mais. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale e non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un mio nuovo video. Lasciatemi dei like e dei commenti. Se poi mi volete supportare, potete premere il tasto grazie che trovate sotto ad ogni video e fare un'offerta libera, così mi aiuterete a comprare nuovi materiali per fare nuovi video. Oppure potete abbonarvi al canale e avere anche fantastici vantaggi, tra cui l'accesso alla mia chat Telegram per poter chattare con me H24 della nostra comune passione. Bene, vediamo cosa dobbiamo fare. Se siete particolarmente affezionati a me e al canale, potete premere il link che trovate sotto ad ogni video, la mia lista desideri, e regalarmi un prodotto a vostra scelta. Eccoci ragazzi, allora, per fare questo sapone scrub delicatissimo per il viso alla polenta, quindi alla farina di mais, andrò ad usare, io sono un poraccio, uso la polenta valsugana. Se voi trovate quella classica, quella che si deve far cuocere per delle ore, è anche meglio. Il quantitativo ve l'ho messo nelle ricette inizio video. Quindi a seconda del quantitativo di sapone faremo un tot di polenta. In aggiunta, per renderlo ancora più delicato, visto che è uno scrub viso, farò un infuso di camomilla. Io userò i capolini di camomilla. Voi potete benissimo usare i filtri se non avete capolini. Potete anche usare l'acqua se non volete fare l'infuso. Vi ricordo che per il viso è buona la camomilla, la lavanda, il tiglio, la melissa e così via. Come aggiunta metterò un cucchiaio di miele idratante sulla pelle, conserva bene il sapone e aumenta anche la schiumosità. Una fragranza a scelta, le fragranze e le miche, comunque tutti gli attrezzi, le attrezzature che uso, i materiali, trovate i link sotto ad ogni video, a tutti i video trovate i link. Come colorante metterò un po' di mica rosa e un cucchiaino di burro di lipè, perché ce l'ho. Se non volete mettere burro di lipè, va bene un cucchiaino di burro di cocco, un cucchiaino di olio d'olivo, un cucchiaino di olio di lino, quello che volete, un burro di karité e così via. Bene, procedo a fare l'infuso di capolini col quantitativo d'acqua che andrò ad usare, anzi un po' di più perché un po' evaporerà, e lo aspetterò che arrivi a temperatura ambiente prima di aggiungere la soda. Mi raccomando, un passo importantissimo, aspettare che arrivi a temperatura ambiente. A dopo! Eccoci ragazzi, allora, ho applicato, comunque l'avete visto anche voi nelle ricette all'inizio video, un piccolo sconto dell'acqua in modo che la polenta non assorba l'acqua in eccesso, sennò si rovina il sapone. Il bello di questo sapone è che la stagionatura non sarà più di 4 settimane ma di 3 settimane, sì, voi direte non è un granché, ma bene, adesso sciolgo la soda nel infuso di camomilla fatto raffreddare, mi raccomando, deve essere a temperatura ambiente prima di aggiungere la soda. Sciogliamo bene e intanto vado a scaldare gli oli. Tanto vi dico, se non avete mai visto prima come fare un sapone con metodo a freddo e volete provare a farlo, andate a vedere tutti i video della playlist ABC del sapone. La trovate nella schermata principale della mia pagina YouTube. Usare uno stampo piccolo perché tagliando il sapone in chips, quindi in fettine sottili, otterremo delle fette un po' più piccole, perché sarà un sapone monodose. Questa tecnica del sapone monodose può essere usato per qualsiasi sapone scrub. In più, facendolo a fettine sottili, la stagionatura non sarà più di 4 settimane ma di 3.
Bene, noi ci vediamo quando sia la soda che gli oli sono in un range di temperatura tra i 42 e i 45 gradi. A dopo! Se siete particolarmente affezionati a me e al canale, potete premere il link che trovate sotto ad ogni video, la mia lista desideri, e regalarmi un prodotto a vostra scelta. Rieccomi. Allora, visto che il sapone è all'incirca mezzo chilo, io direi di aggiungere un 150 grammi di polenta. Ok, grammo più, grammo meno. E questo sarà il quantitativo che andremo ad aggiungere alla traccia. Traccia che dovrà essere un po' più soda del solito, quindi non la solita traccia super leggera che faccio io, ma un po' sul medio andante, in modo che la polenta non vada a depositarsi sul fondo del sapone, ma rimanga in sospensione. Eccoci ragazzi, allora, sia la parte liquida che la parte grassa sono a temperatura. Adesso unisco la soda agli oli e vado di mini pimer. Magari se lo attacco alla corrente funziona. Ok, aggiungo un bel cucchiaio di miele. Un po' di burro di lipè, proprio una punta. La fragranza e l'Amica cosmetica. Controllavo che la telecamera fosse accesa perché ho già fatto un video in cui ero convinto che fosse accesa, invece poi era spenta e quindi non ho potuto pubblicarlo. Colorante, fragranza. Ancora un po' di colorante perché lo voglio un po' più rosa. Ok, adesso che ho raggiunto questa consistenza che vedete non è propriamente acquosa, aggiungo piano piano la polenta. Sposto questa prima di fare uno dei miei soliti casini. Mischiamola bene in modo che non formi grumi. Ok. E lo verso nello stampo.
Bene, non facciamo nessuna decorazione perché intanto poi andremo a tagliarle alle stelline piccole, quindi la decorazione è completamente inutile. Noi ci vediamo tra 24 ore per il taglio, così vediamo come è venuto e vi dico ancora due cosette. Ciao ciao! Eccoci ragazzi, allora sono passate 24 ore, tolgo il sapone dallo stampo. Come taglio sapone userò il mio solito taglio sapone, questo qui lo trovate su Amazon, vi lascio il link, come sempre trovate il link sotto ad ogni video, e vi danno questo taglio sapone con lama zigrinata, una lama simile a questa ma liscia e la lama a filo e uno stampo per saponi un po' più grande di questo, quello classico che uso sempre nei miei video. Bene, visto che facciamo saponette singole, quindi monouso, andrò a utilizzare il tagliasapone a lama. La fragranza è spettacolare. Lo giro così, scusate, ma mi viene più comodo. E facciamo tutte fettine simili a questa, che essendo molto piccola stagiona molto in fretta. La polenta si sente, quindi la farina di mais si sente e ha un effetto scrub sul viso, quindi abbiamo delle saponettine monouso che si possono anche spezzare, usare anche due volte per lo scrub del viso. Essendo ricco di amido è nutriente e addolcente. Bene, se questo video vi è piaciuto lasciatemi un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un mio nuovo video, lasciatemi dei like e dei commenti, se poi mi volete supportare potete premere il tasto grazie che trovate sotto ad ogni video e fare un'offerta libera, così mi aiuterete a comprare nuovi materiali per fare nuovi video. Noi ci vediamo martedì prossimo per un altro video, ciao ciao!